Chiediamo al signor Quinto, all'indomani di questa grandiosa nevicata, le difficoltà che ha riscontrato nel muoversi, nello spostarsi, se non altro per acquistare beni di prima necessità, come medicinali o quant'altro. Si sta sempre un po' di neve, però ha durato 48 ore, 50 ore, ma adesso è una settimana, un giorno freddo e l'altro è anche più freddo. E qua già avevamo 4-5 gradi sotto zero. Guardo sulla strada, ho sciolto con l'acqua calda i vetri, ma nel momento ho visto la neve che era alta davanti a casa. Non è che l'ha fatta, sarà 50 centimetri, 60 di media, ma il vento ha mucciato una neve ed è un'esagerazione tremenda, anche sui 3 metri. Però ha soccorso sempre, sai, il comune, 2 volte al giorno. Solo che adesso si era rimasti, l'ultima sera, con la piccola ruspa non riusciva più a pulire. Un vicinato qua ha chiamato subito, non poteva passare per da mangiare le bestie. Allora è intervenuto il comune con un mezzo molto più grosso. Finalmente da Poggio a Montecarotto adesso si traversa, ma speriamo che non la fa più, però sta facendo la neve anche adesso. E gli animali, c'ho dei conigli, verità, 3 conigli, mo' 50 ore che ha fedato e purtroppo non so se è morti o vivi perché l'acqua è tutta gelata. Io ho fatto mangiare ieri, però ho levato tutto il gelo, io ho cambiato tutto quanto. E però io pure mi trovo anziano, stamattina mi sono trovato con una difficoltà tremenda. Mi sentivo che ho 82 anni, chiuso lo stomaco, chiuso. Era un pensiero stamattina, allora ho chiesto pure un po' di soccorso anch'io. Mi ha arrivato mio figlio con i medicinali, con tutta roba che mi ci voleva. Più un vicinato mi ha soccorso, mi andava a prendere i foraggi per i conigli, per i polli, ho mucchiato anche un po' di legna a casa. Signore, le ringrazio. Ieri un vento bruttissimo. C'era un vento qui molto siberiano, io mi trovo a Poggio San Marcello, comprato da Sant'Antonio, numero 13, ma venne su un vento da Senigallia oppure da Arcevia, è tremendo. Adesso per il momento va tutto bene.